A circa un mese dal suo rilascio ufficiale, eccoci finalmente qui a parlare di Bring 2.0. Le novità sono tante, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Bring, la piattaforma digitale creata da tre giovani sulmonesi che nel 2020 ha portato il delivery in città, fa un passo in avanti e presenta ufficialmente la versione 2.0 dell'applicazione, che oltre a portare numerosi miglioramenti alle funzionalità già presenti, introduce tre interessanti novità. L'intento principale di questa nuova interfaccia utente è quella di mostrare più informazioni a schermo, cosa che ben si capisce dalla nuova schermata principale, che è divisa in tre parti. La home screen o smart view è pensata per il rapido utilizzo di Bring. In alto troverete il carosello che conterrà tutte le comunicazioni da parte nostra e delle attività, soprattutto per coloro che vogliono promuovere il loro locale. A seguire troverete le attività recenti, quelle suggerite e soprattutto quelle che hanno delle promozioni attive e che permettono la prenotazione di tavoli. Perché sì, con Bring 2.0, oltre alla consegna a domicilio e all'asporto, potrete anche prenotare tavoli. E farlo è molto semplice. Gli utenti di Bring sono ora in grado di richiedere un corriere per diversi servizi utili, quali acquisti rapidi, spesa al supermercato, trasporto di merce, pagamento di bollettini, nonché per spedire posta e pacchi in tutta Italia senza doversi recare presso l'ufficio postale, evitando file e scartoffie. Per le attività di ristorazione, inoltre, è stata aggiunta la possibilità di ricevere prenotazioni di tavoli oltre al delivery e all'asporto, permettendo loro di proporre agli utenti la propria offerta a tutto tondo senza dover uscire da Bring. Non vedevamo l'ora di rilasciare questo importante aggiornamento, affermano gli amministratori di Quite Simple, azienda sviluppatrice di Bring, anche perché alcune delle novità introdotte derivano da frequenti suggerimenti da parte degli utenti. Più di 80 i contratti di collaborazione con attività locali, 6.000 gli utenti superati sulla piattaforma. Vi saluto e ci vediamo sotto casa vostra, nel senso che i corrieri che vi portano le cose stanno sotto... Vabbè, avete capito.